Il lavoro di restauro inizia qui dentro, dove la pellicola viene caricata su questa macchina, vengono acquisiti tutti i fotogrammi e vengono trasferiti nel computer, dove vengono rielaborati e dove viene il restauro vero e proprio. Beh, il fotogramma è molto sporco, direi di partire con un ritocco manuale per poter eliminare queste spuntinature molto grandi, queste righe, e poi magari passare a una rifinitura più particolareggiata più avanti. Sì, proviamo a vedere se il fotogramma di sotto può aiutare. Beh sì, è Sì, è molto pulito. pulito. Allora cominciamo a levare queste spuntinature, stando attenti qui Alle alle pieghe. pieghe. Andiamo a vederlo più dettagliato. È rimasto. Qui, attenzione Sperando che perché. non si muova. Adesso il punto più difficile sarà lì, Proprio vicino sotto il il mento, sì. mento, perché lei E si muove si un po'. sposta con la faccia. Evitiamo di fargli il Il doppio mento. doppio mento. Allora, andiamo sempre più nel dettaglio. Vero lavoro di Cesello. Vabbè, Un po' di blur sopra. poi dopo lo ritocchiamo al limite con quando è finito tutto. Sì, ci ripassiamo Ok, sopra meglio. diamo un tocchetto, tanto per cancellare le tracce del mio passaggio. E continuiamo. La ridone. Speriamo che lei non Che muova la mano un'altra non volta. Ok. È un'inezia, non se ne accorgerà mai nessuno. Sì. La riga prosegue, Vediamo la giacca. Ah, da molto perfetto. evidente. Via questa. Ce n'è un'altra lì. Leviamo anche queste piccole. Beh, abbiamo qui asportazione della gelatina, addirittura dei fori, spuntinature varie. Questa è difficoltosa. Tieni, ti faccio vedere come si rimuove un capello, una riga come questa. Prendiamo come riferimento il fotogramma danneggiato e dietro, cioè in un layer più basso, mettiamo un fotogramma che può essere il fotogramma precedente o il fotogramma Successivo. successivo e lo mettiamo in modo che io ho lo stesso fotogramma sotto con la stessa immagine, quindi posso prelevare le informazioni dal fotogramma seguente o precedente. E quindi con questo pennello posso passare sopra alla Alla riga. spuntinatura, alla riga. E praticamente posso eliminare il difetto prendendo le informazioni del muro e Dall'altro dall'altro fotogramma. fotogramma. Quindi la rimozione della riga è perfetta, senza tracce. Chiaramente in alcuni casi potrebbe darsi che il personaggio nel fotogramma seguente si muove e quindi potresti avere una differenza nella posizione di un particolare, quindi hai necessità di fare magari invece che un
passaggio come questo si chiama reveal, un clone, cioè una, prendere una porzione di immagine dallo stesso fotogramma, magari vicina, e andarla a riportare sul punto danneggiato, come in questo caso, perché penso che lui sia molto, no, è molto vicino, ma non è servito. Adesso andiamo a vedere più largo, ecco, andiamo a vedere questa riga grande. Ok, come vedi la riga si sutura. E qui probabilmente lui muoverà l'archetto, ma ci va bene lo stesso. Ecco, qui sì. Qui come vedi io posso, in caso che commetto un errore, posso recuperare ciò che ho fatto. Quindi fino a questo punto posso utilizzare questa tecnica e da questo punto in poi utilizzo un'altra tecnica. Chiaramente io, per poter prelevare da una zona e trasportare su un'altra, ho la necessità di dirglielo da qui a qui. Nel caso specifico è da qui a qui, quindi prendo questa zona e la vado a riportare qui. Come vedi ricopre la riga con la stessa intensità di bianco o di nero che era qua. Queste cose sono molto accurate, devono essere fatte molto accuratamente, perché sennò si nota che si nota il, qualcosa. Sì, il fotogramma si vede un movimento non normale. Ecco, da questo punto in poi probabilmente ritorneremo con la tecnica di prima e sì, è perfettamente nella norma, non si nota nel movimento generale dei suonatori, non si noterà. Ecco, queste sono le perforazioni del negativo, proprio stato bucato. Questo è il momento più emozionante di tutto il restauro, perché finalmente si vede il lavoro definitivo in play, e quindi vedi la differenza tra come era la scena prima del restauro e quella come è adesso dopo il restauro. Sulla sinistra c'è la parte non restaurata e come era in precedenza, cioè come è stata scannerizzata. Sulla parte destra invece c'è la parte restaurata, ritoccata, stabilizzata e con un... è stato eliminato anche il deflickering della scena non restaurata, quindi non c'è più l'evidente pompaggio della luce. Come vedi a destra è tutta ferma, pulita e più omogenea come densità, invece a sinistra si nota il problema di ondulazione della pellicola sulla perforazione, tutte le righe, le spuntinature che c'erano, il salto della giunta. Ma è molto bello vederlo finito. Su questa macchina viene caricata una pellicola controtipo su cui vengono stampati tutti i fotogrammi restaurati, dando luogo ad un negativo originale.